Eccoci, siamo in live. Buonasera a tutti. Buonasera e benvenuti sul Cenacolo delle Arti. Oggi abbiamo un ospite meravigliosa che è Roberta Giallo, che è cantautrice, cantante, attrice, performer e tantissime altre cose. Io direi più che cosa non è Roberta, perché è veramente tanto. E poi abbiamo Lamberto Fabbri, che ovviamente senza il quale tutto questo non sarebbe possibile, che è appunto il fondatore del Circolo degli Artisti di Faenza, questa realtà che da nazionale è diventata internazionale nei primissimi anni 90, che ha visto proprio protagonisti i più grandi nomi dal mondo della poesia, della musica, appunto del jazz, della pittura, della ceramica e di tutte le arti, insomma. E quindi Lamberto ci coordina un po' in questo mondo virtuale che è il Cenacolo delle Arti, di cui faccio parte e col mio modesto aiuto facciamo queste interviste a personaggi che hanno appunto contribuito alla bellezza di questa oasi felice, come la chiama sempre Pino Iodice, che salutiamo se ci sta ascoltando. Ciao E Pino. vorrei appunto intanto dare il benvenuto a tutti quelli che ci stanno scrivendo su Facebook. Ricordo sempre che questa intervista verrà inserita anche sul nostro canale YouTube, sul sito, quindi insomma, se ve la perdete in diretta potete recuperarla. E allora io presento la protagonista che è Roberta Giallo. Abbiamo già avuto modo di dialogare con Roberta l'anno scorso, mi sembra, in occasione di altre cose fatte insieme, ma ci sembrava giusto, dopo tutte le belle cose che ha realizzato, proporre un nuovo dialogo con lei. Ve la presento in breve, abbiamo fatto anche già un piccolo curriculum quando ho inserito la locandina e vi dico in breve. Roberta, cantante, cantautrice, performer, ha vinto in questi ultimi giorni, adesso ne parleremo, il prestigioso premio musicale dedicato a Dino Campana con una sua canzone inedita che si chiama Io canto l'estate e che verrà presto pubblicata. Vi dico, devo dire, che ha portato i suoi dischi in giro per il mondo, quindi non si è fermata solo all'Italia, ma è stata da Los Angeles, Singapore, Hong Kong, Mosca, Kiev, Istanbul e venne chiamata per rappresentare la musica italiana nel mondo in occasione del Festival della Musica Europea al Make Music Hong Kong. Notata da Mauro Malavasi, che la presentò a Lucio Dalla, lavorò al suo primo disco, al suo primo album che è L'oscurità di Guillaume, con la benedizione proprio del grande Lucio Dalla. E il disco ottenne un ampio successo fino a vincere il riconoscimento come miglior disco nel 2017 per AllMusic Italia. Ha vinto tantissimi premi, ha lavorato con figure come quelle di Samuele Versani o Simona Molinari, insomma, varie personalità. Si è esibita nei più importanti teatri italiani e con il Cenacolo delle Arti, cosa ha fatto Roberta? Ha scritto un suo pensiero, una sua nota filosofica, diciamo, nel bellissimo libro Dare del tuo alla bellezza, ecco quello che ha in mano Lamberto, che è un dialogo intorno alla bellezza tra Giovanni Gastel e Davide Rondoni. Quindi c'è anche il sentire di Roberto su cosa è la bellezza e sulla musica che è bellezza. Nel 2020 ha cantato al Maxi in occasione proprio della presentazione di questo bellissimo libro, questo piccolo gioiello, e nello scorso mese, sempre nel Museo Maxi, ha portato il suo personale omaggio a Lucio Dalla in compagnia di tante figure come quella di Pupi Avati. Ho visto la tua foto, anche il profilo che hai. E oggi parleremo del suo ultimo disco che è Canzoni da Museo. Ora faccio una piccola nota personale. Io adoro la musica di Roberta e davvero sono abbastanza dipendente dalla sua musica. Non lo dico per piaggeria, ma veramente quando faccio le faccende di casa, esco, vado in qualsiasi luogo, spesso metto le cuffie e le ascolto. E mi vanto di sapere molte sue canzoni a memoria, come so a memoria le canzoni dei grandi. Io ormai sono un suo groupie,
quando posso. Stanno arrivando canzoni nuove, Asia, perché agli ascoltatori, come dire, più attenti, cioè, mi piace anche l'idea che arrivi roba nuova, insomma. Certo. Quindi, però quella vecchia non ci stanca, ancora non ci ha stancato. E quindi dicevo, Roberta è veramente è diventata una delle mie cantanti preferite. E poi a proposito di grandi, bisogna dire che il suo ultimo album, che è Canzoni da Museo, è proprio la volontà di mettere in musica di Roberta Giallo, eccolo appunto, delle liriche bellissime di Giovanni Gastel, Roberto Roversi e Davide Rondoni. Quindi Roberta ha preso queste poesie inedite dei tre grandissimi poeti e le ha musicate, le ha dato una voce diversa a queste che erano soltanto poesie e adesso sono molto di più, a mio avviso. E hai dato un valore molto grande anche a dei versi, no? Insomma, mi viene in mente Fossi stato allevato dalle scimmie, che è una poesia di Giovanni, bellissima, a cui hai dato anche tanta leggerezza, che non è banalità o superficialità, ma proprio hai dato un colore che davvero, se rimaneva soltanto ferma sulla pagina, non avrebbe avuto. Quindi, insomma, grazie per aver partecipato a questa opera. E cominciamo a dialogare quindi proprio su questo. Come nasce questo album, perché nasce, e raccontaci tutto. Allora, intanto, Asia, grazie davvero per questo cappello, per questo bellissimo preambolo, ti ringrazio. E allora, Canzoni da Museo nasce come nasce un po' tutto quello che io faccio artisticamente parlando, cioè mossa da un sentire forte. Io non riuscirei a produrre per me cose che non siano particolarmente sentite e ispirate. Quindi il motore grande è stata l'ispirazione, è andata così. Io già conoscevo Davide Rondoni, che posso definire ormai a tutti gli effetti un amico, insomma, lo vedo anche spesso per mangiare, a cena. Siamo Davide. Ciao Davide, di poesia, di teatro, di tante cose. E però grazie al caro Lamberto qui presente, che considero anche lui un amico naturalmente, Lamberto mi disse: devi assolutamente venire al Museo Maxxi di Roma, c'è Giovanni Gastel, te lo devo presentare, se ti va di cantare qualcosa in occasione della presentazione di questo libro, Dare del tu alla bellezza, scritto da Giovanni e da Davide, al quale poi Lamberto mi aveva già partecipato appunto mi ha invitato a partecipare con una mia breve dissertazione sulla bellezza. Quindi fatto sta che io avevo già partecipato al libro con un mio breve scritto, mi sono poi ritrovata a Roma per suonare e cantare in quell'occasione e lì sono rimasta, guarda, abbagliata dalla personalità di Giovanni, persona luminosissima che ho sentito molto vicina nella sua descrizione di che cos'era per lui la bellezza, soprattutto per come la percepivo da bambina, guarda, legata a questa forte malinconia, questa nostalgia di terre lontane, eppure un mondo a lui sempre presente, sempre lì, una pietra miliare per lui per tutta la vita. E ho visto in lui una grande forza, anche una grande tenerezza, una grande fragilità in qualche modo, proprio della figura, dovuta anche a questa sua grande gentilezza dell'essere, così come si è mostrato e come mi è apparso. Anche lui deve avermi intercettato, insomma, attraverso la mia musica, tant'è vero che semplicemente io mi sono complimentata, lui si è complimentato, poi ci siamo sentiti su Instagram, lui mi ha dato il suo numero di telefono e quindi abbiamo cominciato anche a scriverci. Però, ecco, qui faccio cominciare tutto perché, visto che la domanda è molto precisa, cioè come è iniziata l'idea, guarda, mi trovavo in un museo, lui parlò di questa sua poesia che tra l'altro è contenuta in quel bellissimo libro Dare del tuo alla bellezza, la poesia che inizia così: approdato in questa epoca come un naufrago, a parte questo concetto meraviglioso di essere naufraghi su questa terra, che attendono navi amiche che ci riportino a casa. Io sono ossessionata da tempo da questa visione di navi con le ali che sono a metà tra un'astronave e un'antica nave, diciamo così, che ci riporta agli antichi greci, quelle fattezze lì ma con delle ali che sono le navi degli angeli che ci riportano a casa. Quindi, avendo sentito lui parlare di questo, la melodia si è generata da sé, cioè io ho sentito su quelle parole della musica, dico devo musicarla. Inviai a Giovanni Gassel un provino malamente realizzato col pianoforte a casa col cellulare,
lui voleva pubblicarli immediatamente sui suoi social. No, ho detto: Giovanni, aspetta, secondo me questo progetto merita qualcosa di più, fammici lavorare un attimo. Quindi poi ho pensato, ho aggiunto a delle liriche di Giovanni anche delle liriche musicate di Davide, anche di Roberto Versi, perché io ho contatti anche con suo nipote, il nipote del poeta, che non c'è più neanche lui, che scrisse anche per Lucio Dalla. Ho detto: voglio fare una specie di compendio di tre poeti tanto distanti eppure tanto vicini, perché quello che portano tutti dietro in modo diverso è un forte senso del sacro e dell'alterità delle cose. E quindi ho creato quasi una sorta di disco collegato dalla nascita fino alla morte, e poi ho inteso anche una risurrezione in quella canzone, cioè in quelle navi amiche che ci riportano a casa. Io vedo proprio, insomma, l'andare oltre il confine della vita, e quindi è nato così. È un fatto, io direi, guarda, tra lo spirituale, io credo molto nell'arte che è mossa da un fatto spirituale, sacro. In Giovanni ho avuto, come dire, la sensazione di essere davanti a una persona fortemente ispirata che avrebbe potuto trasmettermi tanto, e quindi è nato così. Canzoni da museo, ci siamo incontrati in un museo, ma è anche una suggestione leggermente provocatoria. In un mondo che ci spinge allo slogan, a creare sempre contenuti più superficiali, veloci, da consumare, invece io dico: vabbè, allora io sarò destinata a fare canzoni da museo, perché le mie canzoni prevedono la profondità. E quindi è anche un invito a ciò che viene a volte definito vecchio, non ai tempi, non al passo coi tempi, invece è ciò che secondo me non può essere escluso, perché rimanga il sacro e rimanga anche un valore profondo attaccato alle nostre opere. Quindi per te che cos'è il senso del sacro? Questa è una domandona. Quando ci sono le domandone rispondo per istinto, perché sennò bisognerebbe fare un trattato. Il sacro è ciò che va custodito e che di per sé esiste già custodito in ognuno di noi. È ciò che genera ispirazione. Io poi sono molto affezionata alla poetica antica degli antichi greci, comunque vengo da quegli studi là, e essere ispirati significava accogliere il Dio, cioè, perché la vera ispirazione non viene da noi, è qualcosa di talmente grande che non è neanche nostra, cioè non è mia, è il Dio che ci ispira. E poi possiamo concepire il Dio come tante cose diverse, come un vento, come un respiro, come una divinità, che sia il Dio cristiano oppure che sia una delle tante divinità, questo non sta a me dirlo in questa sede. Però io credo fortemente nel valore dell'ispirazione. Laddove c'è vera ispirazione c'è il sacro, quindi significa mettersi in ascolto sostanzialmente, e è una capacità un po' innata e un po' va anche coltivata, però. Quindi questo per me è il sacro, è ciò che muove le grandi opere. Io quando guardo, appunto, anche per dire, se andiamo indietro nel tempo, le grandi costruzioni sacre, che si tratti, non so, appunto, delle opere funerarie degli egiziani, che comunque era un passaggio per l'aldilà, o guardiamo le nostre chiese, o guardiamo i mausolei, beh, necessariamente dietro c'è il sacro che ha mosso quelle opere. Quindi c'è un legame forte nella mia poetica, anche nelle canzoni più sbarazzine. Quello che c'è sotto è sempre c'è sempre il sacro, ecco. Sì, ma infatti, appunto, la leggerezza non è sinonimo di superficialità, anzi, tante tue canzoni nascondono un senso veramente molto molto profondo della vita, dell'umano, insomma, sono molto commoventi. Poi credo che comunque occorre ascoltarle tante volte per capirle pienamente. Ma guarda, mi dai anche modo di dire un'altra cosa. Io desideravo con questo album proprio dare una vita altra a queste parole importantissime, proprio per farle arrivare a chi magari non legge poesia. Perché chiaramente a volte, secondo me, c'è un legame molto forte tra chi scrive canzoni e chi scrive poesie. A volte potrebbero essere le stesse persone, spesso no. Quindi sono dell'idea che i mondi artistici debbano dialogare per arricchirsi. Quindi io semplicemente ho pensato che dare un vestito nuovo a queste parole fosse un modo per veicolarle anche a persone che magari non sarebbero venute in contatto con queste parole. Quindi farle rivivere, dare un megafono a queste parole. E poi chiaramente si può ritornare al testo senza la musica, così come ci si può lasciare trascinare dalla musica senza ascoltare le parole. Però è un modo, appunto, per veicolare un'opera in un altro mondo e viceversa. E questo mi piace sempre, così come mi piace accostare le mie musiche a quadri miei o di altri,
non vedo confini tra le varie forme d'arte, anzi vedo un dialogo, auspico sempre un Esatto. grande dialogo, come poi anche credo voi siete mossi dalla stessa intenzione, insomma, intervistate poeti così come musicisti, così come, e quindi siete anche voi mossi da questa volontà di dialogo, no? Tra le Sì, anche arti. questa volontà di cibarci d'altro e non solo della nostra personale arte e creazione, ma proprio nutrirla con altre visioni, altri spunti. E poi sì, l'arte, sono d'accordo, è sempre intrecciata, il dialogo esiste. Comunque sento un rumorino, non so chi è tra voi, sento un po' di caos. Non so. Allora, io lo sento quando parli Sì. tu, però non so se ti Esatto. sento. Anch'io lo sento Prima quando non si parlo. sentiva. Non Beh, so, l'hanno perché io non muovo niente. chiamato Lamberto, si sente. No, io non muovo No, sto niente, perché scherzando. sento No, quando parli tu. nemmeno io, Posso vabbè. provare, se volete posso provare a mettere gli auricolari. Io posso provare, non so se No, poi. siamo... Proviamo, sì, va Proviamo. bene. Siamo E spiati. prima di dare la parola a Lamberto, volevo proprio parlare del premio che hai vinto in questi giorni. Quando l'hai vinto? L'altro ieri, insomma, è stato pochi giorni Ah sì, fa. l'ho saputo. Guarda, perdo facilmente il senso del tempo. Non so, mi sentite meglio? Non c'è più fruscio? È meglio Sì, così? ti sentiamo meglio, Allora, sì. sì, l'ho saputo qualche giorno fa, parliamo forse di un paio di giorni fa, e è stata una bellissima notizia, anche perché diciamo che io ho partecipato a questo premio proprio perché non si tratta di un premio musicale tout court. Cioè, io ho già vinto diversi premi musicali, compresi il premio dei premi, che è il premio che si vince dopo aver vinto uno dei premi dedicati ai cantautori, con tutti i vincitori dei premi, quindi avevo anche messo uno stop, insomma, sui premi. Però questo era un premio dedicato a Dino Campana, cioè quindi non era un premio prettamente musicale, ma tra poesia e musica, e si poteva scegliere o di musicare parte, diciamo così, dei canti orfici, oppure di, come dire, presentare un brano ispirato a Dino, alla sua poesia. Cos'è successo? Io questo brano in realtà l'avevo scritto tempo prima e questa canzone contiene una folgorazione legata a Dino sulla questione della memoria e dei ricordi, perché il povero Dino Campana andò a Firenze con il manoscritto che inizialmente si chiamava Il giorno. Un lunghissimo giorno, adesso non vorrei sbagliare, comunque quello era la prima, diciamo, versione dei canti orfici. Lui li portò a Soffici e loro insieme a Papini gestivano il Lacerba, no, questa rivista, solo che Soffici smarrì questo manoscritto con appunto titolati in modo diverso dai canti orfici e quindi Dino si ritrovò senza i suoi versi. E smarrire i propri versi è una cosa terribile. Cioè io sono continuamente terrorizzata dall'idea di poter perdere dei Vero. frammenti di canzoni, di poesie, a volte anche video di esibizioni che hai perdi, no? E quindi l'idea che un poeta così, i versi sono anche lo specchio di te stesso, no? Potesse aver perso questo manoscritto per una distrazione, poi è stato anche ritrovato, però postumo, diciamo così, mi ha fatto proprio pensare, e c'è nella mia canzone Io canto l'estate un punto dove dico: dove vanno i ricordi quando non li ricordi? Forse migrano altrove dove c'è il sole. Lo sai, la tristezza ha un colore profondo e le acque del tempo compongono il mare. Dove scappare se ti hanno rubato ogni cassetto? No? Poi continua. Quindi io in realtà questa canzone ha varie suggestioni, ma una delle suggestioni, cioè quella legata all'idea di dove vadano i ricordi una volta smarriti e dove andiamo noi se perdiamo i nostri versi, le nostre poesie, i nostri desideri, quindi io, quello mi ha mosso, diciamo, in quella parte della canzone, questo pensiero del poeta che smarrisce i propri versi e quindi si trova perduto, no? Di fronte a questa perdita. Però lui riuscì a riscriverli questi versi perché aveva comunque degli appunti. Ricordava evidentemente in parte, quindi poi scrisse di nuovo i canti orfici che poi pubblicò, riuscì a pubblicare da solo, non sulla famosa rivista, insomma, Lacerba, ma per conto suo, insomma, grazie a degli amici poi di Marradi. E quindi ecco, questo è un po' il perché poi ho deciso di partecipare con una canzone che in realtà avevo già scritto, ma conteneva in sé questa domanda, no? Sulla poesia è proprio legata a Dino.
E poi ho vinto, quindi, e quindi è stato insomma una grande gioia perché ecco, anche lì mi sono mossa per ispirazione, no? Del resto non avevo neanche tantissimo tempo, cioè mi fossi messa a musicare dei versi di Campana, sei ispirata tantissimo da poterlo fare, ma ho vissuto un periodo veramente intenso, quindi ho detto no, ma ho quel brano che in realtà contiene questa allusione a lui, recuperiamo quello. E quindi poi ho ricevuto anche i complimenti appunto da alcuni, diciamo così, del Centro di Studi Campani, che mi ha detto proprio che hanno apprezzato il fatto che io fossi partita anche da qualcosa di nuovo, insomma, quindi qualcosa che suonava anche diverso. Soddisfazione enorme, chiaramente, perché ripeto, è un premio più legato alla poesia che alla musica. Io poi, sapete, mi muovo sempre in terra di confine. Infatti, quando mi si dice cantautrice, sì, lo sono, ma non proprio. Cantante lo sono, ma non proprio. Attrice lo sono, ma non proprio. Disegnatrice lo sono, ma non proprio. Mi muovo in terre di confine perché amo anche quello che fanno gli altri tantissimo, mi lascio ispirare e quindi poi percorro questo sentiero, insomma, vado libera. Sì, e questo si sente molto. Lamberto, dici qualcosa sul tuo legame con Roberta? Beh, Roberta è un vulcano, non ci si può che innamorare intellettualmente di Roberta. Io, come ho raccontato anche nel libro, all'introduzione del libro Dare la tua bellezza, ne avevo sentito parlare da Lucio Dalla 2 giorni prima che lui partisse per la Svizzera, dove purtroppo è morto. Mi telefonò e mi disse: Lamberto, ho conosciuto una ragazza straordinaria, te la porta al circo, ma ha una voce incredibile. Fa quello che vuole. Poi fa: no, 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 vieni a sentire il concerto e la porto in tour con me. Poi dopo è scomparso e Malavasi poi invece gli ha fatto poi il tour lo stesso, gli ha fatto da sola lei. È straordinario. Io ho detto che sono quasi uno suo gruppi, perché quando è qui in giro vado sempre a sentirla, la metto fra le voci. E io credo, insomma, di avere un po' un'idea della musica, visto che nel jazz, perlomeno, i più grandi jazzisti, diciamo, della storia, suonate un po' per me, da Steve Lacy a Johnny Griffin, a Andrew Hill, Bollani, è cresciuto un po' col circo, insomma, lo stesso Fabrizio Bosso, insomma, quindi credo di un pochino di lei. È straordinaria, veramente. Beh, Però io volevo tornare su quel discorso interessante che avete fatto prima, che tu hai introdotto con il sacro, perché è un tema che è talmente caro che con Davide abbiamo pensato di fare un seguito a Dare la tua bellezza. E quindi l'arte è come segno, cioè come metafora un po', come o indicazione o metafora del sacro, che ognuno dentro di noi sta dentro. Perché poi se tu cogli la vita nel suo aspetto più vero, è intrisa di misticismo. Se tu riesci a cogliere, a sentirti parte di un tutto, di un universo completo, non puoi che riconoscere che l'arte è una metafora del più profondo. Che tu guardi, mo, non so, Nefertiti, che sia buono, perché c'è anche discutibile che sia buono quel busto meraviglioso, comunque se anche fosse un falso sarebbe un falso fantastico. Beh, non puoi guardare e non sentirti proiettato in altre dimensioni, quindi non è che solo l'arte, come tu hai giustamente detto, l'arte cristiana ti porta in altre dimensioni, l'arte orientale, qualunque tipo di non so, i mistici sufi, li leggi, non so, leggi Omar Khayyam, non puoi che sentirti in un altro, non importa. Quindi sì, certo, il Cantico delle Creature, o adesso è il punto che sta pubblicando il Cantico dei Cantici, qualcosa di altissimo, certamente. Però non siamo così settoriali. Dio puoi chiamarla come ti pare, Allah, quello è sempre Dio, ecco. Certo che Dio unico l'abbiamo solo noi, gli ebrei e i maomettani. Ma adesso questa dissertazione. Torniamo alla dolcissima, bravissima, straordinaria Roberta Gallo. intanto grazie Lamberto, perché io l'ho detto prima, ma lo ribadisco, cioè questo disco esiste anche perché tu hai pensato che io dovessi conoscere Giovanni e quindi ognuno di noi, come dico, muove dei fili in questo mondo, no? Però si vede che alcune opere devono nascere. Cioè, se tu Sì. pensi anche quest'opera si è andata a infilare anche in un momento breve, perché io ho potuto conoscere Giovanni, percepirlo veramente amico, vicino, tanto. E poi lui è volato via, no? Però sono riuscita in questo spazio di tempo a conoscerlo, entrare in empatia, fare questo progetto, avere il suo supporto, quello di Ma lui Dash. era entusiasta di questo, ve ne parlò, sai, certo, Quindi cioè, ci ci sentivamo sono, quindi quasi dico, ci tutti i sono giorni, anzi, delle. io.
anche sono delle opere che devono, nascere e ci sono, sì. Vedi, a quest'opera hanno concorso in tanti, per quello dico, cioè quando ci si muove nel sacro, ci si muove anche tra volontà, guarda, e predestinazione, incontri, sì, no? Perché guarda, se la... gli incontri sono importanti, ti basti dire che, non so, per esempio in Israele, non so se ancora è così, sono segnati gli incroci delle strade, non le strade, perché è metafora anche quella della vita, perché effettivamente le persone si incontrano, come io ho incontrato anche Asi, ho incontrato te, con Giovanni fu un incontro straordinario, sì, è vero, le persone si incontrano, e io amo anche un po' magari far sì che a volte avvengano certi incontri. Vero? Mi fa piacere. Beh, questo è fondamentale, io credo che appunto ogni grande opera preveda sempre la partecipazione più o meno consapevole di più anime, diciamo così, di più entità, di più forze, e rendersene conto è bello. Vorrei, sì, entrare un po' nel tuo lavoro. Dunque, tu hai fatto un CD straordinario che è L'oscurità di Guillaume, che io sono innamorato. Poi hai fatto questo qui stupendo. Ogni tuo CD è veramente un piccolo capolavoro, che è fatica, sì, che uno, cioè, proprio superi o replichi perlomeno la qualità del primo. Poi il primo ha tutta questa storia che è fantastico, questo amore così. Beh, l'arrangiatore l'abbiamo arrangiato insieme a Mauro Malavasi, che è uno comunque anche degli arrangiatori più grandi che abbiamo, quindi nel senso, oltre ad essere un carissimo amico, anche lui. No, è bella anche la storia che sta dietro, che poi tu hai raccontato nel tuo romanzo, che è interessante. Guarda, ho tutto. Web Love Story è il mio. Anche questo, vedi. Ce l'ho anch'io con un disegno tuo. Comunque, voglio tornare alla tua musica. Tu hai un tipo di musica che è particolare, quindi quando già un artista ha una sua identità precisa, non è confondibile assolutamente, è già una cosa straordinaria. In più c'è il talento che ci deve essere, quindi secondo me tu hai successo grande, perché ne hai riempi teatri, comunque tu fai sempre pieno, però secondo me non hai, ne meriti ancora di più, perché questa è una cosa bella. E ne avrai, perché io non ho visto un tuo spettacolo che non fosse strapieno, anzi, devo dire la verità, ogni volta ti ho chiesto se per cortesia potevi muovermi per trovarmi un posto, perché io come al solito sono sempre pieno di impegni, allora decido all'ultimo momento, o perlomeno qualche giorno prima, perché sai, una famiglia numerosa, poi di carichi di lavoro, più... gli impegni insomma, delle aziende familiari, più la mia personale, sono un po' caricato, quindi quando faccio fatica a prendere un impegno a lungo termine, ma guarda, sempre, mi trovo sempre, non c'è posto, porca miseria, come faccio? Allora guarda, Lamberto, io credo che sia una cosa bellissima che ci siano davvero tante persone che mi dicono che io meriterei un successo più grande, no? È anche vero, questo devo dirlo, che il successo è una parola insidiosa, perché può voler dire tante cose, no? Un successo numerico, un successo della qualità, un successo di essere seguita da persone che amano davvero te, quello che fai, no? Per come appari o i posti dove ti fanno apparire, no? C'è gente che segue dei personaggi per la fame e non per la qualità. Cioè, io, come tutti gli artisti, desidererei avere un pubblico sempre più grande, ci mancherebbe, no? La notorietà, ecco, la parola fama forse, nel senso, mi piace meno. Credo anche però che la scelta, appunto, in questo momento storico mia, di stare appunto anche sul sacro, ma non sul sacro intendendo musica di chiesa, sul sacro, questa ricerca approfondita di arrangiamento, il concept album, sono cose che il discografico oggi te le sconsiglierebbe tutte. Ti direbbe, devi fare un pezzo con queste sonorità. Il tuo tipo di musica è una musica alla Gaber, che so, alla Paolo Conte. Per questo ti dico, stadi, cioè, nel senso teatri. Che, allora, ti dico la verità, potrebbe riempirli nella misura in cui cambiasse da lassù. Ma anche riempivi i teatri, non riempivi gli stadi. Se da lassù cambiasse il modo di orientare il mercato, sì, diciamo così, della musica. Non è la musica da stadio, non è la musica... Hai ragione anche tu. Hai ragione anche tu. Colta, raffinata. E l'arte è un fatto qualitario. Anche se, però, ti dico anche la verità, anche se sarebbe rivoluzionario portare un giorno allo stadio questi tipi di musica, ma non lo vuole il mercato, probabilmente anche la massa, sì, si riconosce di più in un certo tipo di cose. Però è un discorso, guarda, ti dico la verità, è un discorso che ha sempre senso a metà, perché poi noi parliamo del tempo in cui viviamo, ma non saremo qui tra 100 anni. E quindi purtroppo non sapremo neanche noi che cosa ha avuto il grande successo. Questa è la vera fregatura.
anche Asia, che è una notevolissima e giovanissima poetessa, che poi veramente serve anche noi artisti intervistandoci, no? Però ecco anche qua. Lei, ecco, anche lei scrive, ha un grande talento nella scrittura, e... anzi grazie veramente per il libro, devo poi ancora fare di una vecchi, cosa. Quindi mi riguarda. Bellissimo, bellissimo. No, quindi dico, ognuno di noi, se parliamo di successo limitato a questo tempo storico, boh, ma il vero successo lo cioè, ci sarà tra 100-200 anni. Ahimè, a volte i più grandi sono morti in miseria. Infatti è quello che io poi scherzando non mi auguro mai. Ma un Dino Van Gogh morì... stesso. Esatto. Stesso. Se non c'era Sebastiano Vassalli a ritirarlo fuori un po', rimaneva un fatto proprio veramente per addetti ai lavori. Fra l'altro Dino Campani mi ha anche piaciuto questo premio, perché mio zio, che è quello che mi ha introdotto un po' all'arte, è stato uno di quelli che gli comprò, mi sembra, 15 libri dei 100 prodotti per regalarli a tutti gli amici, e io non ne ho rimasto neanche uno, penso che io sono stato sorrede di tutto, ma di più. No, non è questo che dico, guardato, quindi è sfuggito. Guarda, venialmente, ed è chiaro, cioè io ecco l'evento più pop, questo lo dichiaro, guarda, senza problemi, perché poi non voglio passare neanche per una che vuol fare assolutamente l'intelligenza, no. Cioè, per dire, l'evento più pop che mi piacerebbe prima o poi mi capitasse nella vita, ma anche per far contenti parenti, amici, sarebbe Sanremo, perché Sanremo lo guardano tutti, lo guarda... Allora, quello è l'evento pop che mi piacerebbe fare prima o poi. Però lo dico, guarda, non con la brama, cioè non con la bava alla bocca, ecco. Però mi piacerebbe, perché sarebbe un'esperienza. E ok, però per il resto ti dico, riuscire a fare quello che faccio io con la libertà in cui agisco, ma questo è un grande successo per me, cioè io sono arrivata adesso, tu hai visto l'ultimo mio spettacolo, 900, Revival Uber Bello, Pop. Bello, bello, bellissimo. Ma pensa io con che libertà, io è uno spettacolo che ho scritto, che ho rappresentato, ho seguito insieme al musicista parte degli arrangiamenti, cioè la libertà di fare quello che faccio io, ma guarda che ce l'hanno in pochi, questa libertà però la paghi. Perché tu non fai delle cover, ecco, specifichiamo bene, 900, lei, tu non fai, anche quando fai Lucio Dalla, non sono cover, sono tue interpretazioni. Esatto. Un po' che adesso tiro fuori un altro grande, Joe Cocker prendeva delle canzoni già meravigliose, incredibili, cazzo sono ancora più belle. Ma guarda, grazie Lamberto, ma guarda, è quello che è stato, in realtà, e questo è un fatto culturale, cioè, ad esempio, nel Novecento, la musica del Novecento, perché era bella? Perché spesso, come riferimenti, aveva i grandi musicisti dei secoli precedenti. Certo, cioè, ricorreva, certo. Ad esempio, il brano A Dream is a Wish di Cinderella, in realtà riprende un tema di Liszt. È oggi che abbiamo perso il riferimento dei classici. E quindi ma pensiamo, anche le Zeppelin, ci si ispira con tutto il rispetto al solito vile, ma cosa può venire fuori di grande? Ma io lo dico, guarda, senza voler fare la bacchettona, perché poi ognuno ascolta quel che vuole, consuma quello che vuole, va al McDonald's se vuole. Io ad esempio, scherzando, dico sempre, io consumo Coca-Cola, arrestatemi per questo, magari mi piacciono i classici, leggo e ascolto più i classici, però magari anch'io mi contamino con questo mondo, no? E la mia contaminazione col mondo multinazionale è la Coca-Cola. C'è chi invece apprezza magari altri tipi di musica. Io andare contro chi la produce. Tutt'al più, questo sì, ma lo sto già facendo. Faccio una preghiera ai discografici, a chi decreta quale persone far passare dove. Loro hanno la responsabilità anche degli investimenti. Ma se il discografico oggi come oggi è orientato a dare quello che serve, però secondo un circolo vizioso che si è autolimitato, se in Italia è l'unico uno dei pochi paesi, ma questo vale per tutte le arti, vale pochissima varietà, cioè le radio italiane, questo rispetto anche alla Francia, fanno ascoltare un limitatissimo numero di artisti, sempre quelli, anche una noia, cioè onestamente io per quanto possa ammirare i miei colleghi, ma io non l'ascolto più la radio, perché non posso accendere e sentire sempre gli stessi, ma me li vado a cercare live. Quindi la responsabilità c'è, e io poi parlo veramente senza paura, perché se mi si fa questa domanda do le mie risposte. Io farei una selezione di brani ed artisti molto più varia nelle radio, darei molto più spazio alla musica meno conosciuta. Ti può consolare, sappi che è un fatto purtroppo. Consoliamoci. No, è un fatto che riguarda tutte le arti, la poesia in particolare. Questo però quello che mi fa piacere vedere in questo mare vasto, questo... Rarinantes navigano, e sono queste sacche di giovani, come appunto Asia, come anche tu che sei giovane,
ce ne stanno venendo fuori, però ti ripeto, il mare vasto è questo dell'ignoranza totale, lo vedi anche nella politica, chi urla di più, chi fa, sono questi programmi, uno contro l'altro, quindi c'è un distacco totale proprio del paese anche verso la politica, ma l'arte purtroppo, che è espressione della società, oggi dovrebbe avere un ruolo fondamentale, invece appunto essendo purtroppo oggi espressione di un mercato, non più come prima espressione di un'intelligenza, avviene questo, anche per dire, sono venute fuori però saperlo... dei critici musicali o di poesia o che so, o d'arte, non c'era mica una volta, no? C'erano i poeti che presentavano gli artisti, è così. O portavano la ballerina o lanciavano. Però guarda Lamberto, secondo me esserne consapevoli, no? E cercare di accendere ogni tanto la candelina è già qualcosa di importantissimo. No. Poi ci sono questi giovani, appunto, come lei, vedi. Cioè, quello che voglio dirti è che io sono una persona molto appassionata al tema, però ti dico anche la verità: non sono neanche addolorata, perché quando tu porti avanti un ideale in cui credi. È molto bello anche quello, è molto bello battersi per un'idea, è molto bello rischiare per quell'idea. Io sono arrivata a un punto della vita in cui sono veramente serena, perché da una parte, se è vero che noi abitiamo il migliore dei mondi possibili, come diceva un filosofo che si chiama Leibniz, evidentemente siamo arrivati in questo momento che questo paradossalmente è il migliore. Poi ognuno deve fare, cioè quello che tu fai, perché se no, perché farai i libri? Pensi che si guadagna? E quindi per questo se bisogna. Alle spalle, non noi siamo dei rivoluzionari in questo momento, è una controrivoluzione, ma ti dico di più: io credo che arriveremo a un momento di passaggio, non è ancora arrivato, perché sento però viva la necessità di persone che dicono quello che dici tu. Che probabilmente pensa anche Asia, che ancora non si è espressa su questo in modo preciso, adesso... però la vedo annuire. E quindi io credo che ci sia una necessità, però anche di molti che non vengono accontentati dall'arte, tra virgolette, di consumo, che poi vanno a cercare me, vanno a cercare altri, vanno a cercare. Quindi l'importante è far sì che noi esistiamo come baluardo, cioè devono esistere questi eventi anche minori, anche medi. Poi che uno voglia fare il proprio immenso circo, che lo facciano, cioè non è che noi possiamo dire che non ha senso quello, perché finché ci sono persone a cui piace farlo, io non è che posso, voglio dire, io magari ti consiglierei altro, un ragazzino che magari per adesso guarda solo i talent show e va solo lì, direi, bello mio, vieni una volta con me a teatro a vedere sta roba, poi vai anche là, questo è quello che noi dobbiamo fare, non dobbiamo criticare quello che c'è, ci piace, visto che c'è un malessere poi, certo, però... Sono con te in tutto, perché tu, no, quello che dici, fra l'altro, lo testimoni con la vita, che è fondamentale questo, quindi non sono solo parole che si dicono al bar. Però siccome Asia è sempre stata zitta, voglio leggergli una piccola cosa su che un po' c'entra con questo. Quindi, Asia, controllaci, Esatto. Anche se tu all'intervista, però c'entra, non è. Dice, le poesie che si rompono, sento una poesia che si rompe. Non è il suo rompersi che mi spaventa, ma il suo crepitare, crepita come divorata dalle fiamme, la vedo morire ai miei piedi, sfrigolante e bruciacchiata, grida un grido muto, e nessuno la sente, nessuno la guarda, come fosse fatta di niente. E invece la poesia è fatta di tutto, tutte le pieghe, tutte le rughe del mondo stanno in una poesia, come anche in una canzone. In una poesia ci sono i bambini, i vecchi, che fumano e ballano, accaldati. Si allarga il mondo in una poesia, si allarga il mondo di bellezza e pietà. E se tutto questo si riduce al crepitare, il resto, tutto ciò che non è poesia, diventa l'unica verità, l'unica tristezza insieme. È una cartaccia che si autodivora, questa poesia che muore. Ma anche nel suo triste destino, l'unica cosa che riesce ancora ad essere questa poesia è lenta. Beh, Asia ha risposto alla domanda in modo acceso. Guarda, mi sono anche commossa, ho dell'acqua negli occhi. No, davvero bellissima, me la ricordavo anche perché l'ho letto io quel libro, quindi... Però se vuole dirlo in altre parole, poeticamente è arrivata una grande risposta. Beh, grazie Lamberto per averlo letto, grazie mille. Comunque voglio citare una frase di Leopardi, che diceva «La moda è sorella della morte». Quindi a volte tutto questo affanno, no, verso questo mondo fatto di consumo, di qualcosa che si consuma e muore, insomma è un po'... inutile, a mio avviso. Cioè, sicuramente il successo è una cosa
oggettivamente bella che ti porta una grande gratificazione, una soddisfazione personale. Però credo che, cioè, la cosa più importante sia mantenere fede alla propria personale creazione e continuare ad andare avanti, spinti dal vero, dall'autentico. Se noi avremo questa nostra verità sempre palpabile, sempre viva, credo che tutto il resto sia abbastanza secondario, perché poi alla fine basta che anche ti capisci anche soltanto una persona e credo che questo a volte possa in qualche modo saziarci, no? Perché poi non arriveremo mai a tutti, non ci arriveremo mai, ed è giusto che sia così. Quindi questa è la Guarda, mia. Casia, dai veramente delle risposte molto, molto sagge. È una giovane saggia, Asia. E poi aggiungo questo, Raccontateci i io vostri dico progetti sempre, futuri no? anche. Adesso ti racconto, ma dico anche, dico sempre, no? Poi la preghiera, sai, si rivolge al Dio in cui credi in quel momento in cui lo preghi, no? Anche per istinto. Io dico sempre, Dio, dammi il successo che posso sostenere. Perché invece è anche una grande illusione, il successo è bello quando non ce l'hai, è bello perché non è quella macchina, è bello perché non è quella donna, è bello perché, ma quando ce l'hai, io ho visto morire di tristezza, di depressione, di mali orrendi autoprovocati, persone di grande successo, quindi dico sempre, Dio, dammi il successo che posso sostenere, perché è Brava. come, siamo come dei cani, che più ci dai le crocchette più ne vogliamo, per quello scherzando io dico, sono in un momento molto felice della mia vita perché finalmente sul palco porto me stessa pienamente e nella libertà assoluta del gesto, dell'atto, anche che l'atto sia provocatorio o guardi al cielo, no? Alla pace dei sensi. E questo per me è la più grande soddisfazione. Poi è chiaro, è come dire, hai una casa, ne vuoi una seconda, ma perché no una terza? Hai la piscina, voglio la prossima volta voglio la palestra. È chiaro che noi desideriamo, l'essere umano desidera, no? Perché riempie anche il suo tempo desiderando. Però, ecco, se si parla d'arte, è un discorso che non può avere a che fare solo con banalmente, come dire, dar sfogo a un bisogno. Per quello Certo. dico, l'arte deve essere legata al sacro, In ciò che questo ci sì, muove. è vero questo, però in questo tuo peregrinare di E non è una parole, critica a chi ha, ci no, no, mancherebbe, io lo dico proprio come. tutte molto profonde, però devo dire anche questo, bisogna stare a fare attenzione, non è assolutamente in contrasto Certo. con quello che tu dici. L'arte certamente è una porta verso l'infinito, certamente, infatti il libro stiamo facendo, presenterò poi a Palazzo Reale a Milano l'anno prossimo, sull'arte come segno. L'arte, vuol dire, non è che sia fatto so, da dei santi, perché tu prendi per esempio vite Certamente. disagiate come quelle, non so, di Chet Baker, c'è una vita disagiata, profondamente distrutta, eppure c'era. Tu l'ascolti, non dimmi, non ti senti portato in dimensione. Lo stesso Joe Cocker, una vita non certo presa, eppure, o Whitney Houston, oppure grandi poeti che hanno fatto, grandi pittori, disgraziatoni Beh, i più assoluti, oppure recenti Amy Winehouse, insomma. Amy Winehouse, vero, che persona straordinaria, quadrò in paradiso, andrò a salutarla subito. Ma sono convinto che questa gente abbia un posto particolare in paradiso, perché hanno portato le persone a interrogarsi, hanno indicato una strada per l'infinito, verso l'infinito. L'arte come segno, l'arte come segno, Ma fondamentale. questo aggiunge, guarda, è una È un titolo parentesi che ha che trovato aggiungi. Davide, non voglio rubarlo io, È una certo. parentesi che aggiunge a quello che dicevamo, assolutamente. Infatti, no, il nostro non era un giudizio morale su quello che c'è, era anzi una Sì, puoi scelta tirare il anche cappello per aria, personale tu, insomma, di che artista essere. puoi diventare Sì. anche una grande No, ma peccatrice. io non ne faccio una questione morale. Non ne faccio Raccontaci una dei tuoi questione. progetti poi. Eh sì. No, rispondo perché è interessante il tema. Quello che voglio dire io è che io non. Cioè, non è un discorso morale questo di chi è bravo e chi è cattivo, perché allora i poeti cosiddetti maledetti, no? Anzi, siamo tutti molto attratti da ciò che è maledetto. Che poi è Tuttavia, sbagliato in quel termine. io credo che il maledetto di un tempo non era il maledetto da adesso. Esatto, Questo lo dico però, perché ripeto, il maledetto di una volta era legato al sacro, aveva quella molla sotto, quella ricerca, come si sente nei grandi, anche inconsapevolmente c'è qualcosa di profondo che li muove, no? Quindi detto questo. Io ne faccio un discorso personale, no? Poi sai, sono laureata in filosofia, quindi la filosofia mi ha dato un equilibrio, perché se avessi avuto solo il lato poetico, forse mi sarei sbilanciata a tal punto da non tornare.
invece ho anche l'altro lato un po' sapienziale che mi aiuta. Quindi, chiusa la parentesi, come progetti Asia ti rispondo, abbiamo anche sforato, perdonaci. Sì, no, come... poi sappiamo tutti che il nostro Signore ama i peccatori. Esatto, non è che qui nessuno ha peccato, qui abbiamo tutti peccato grandemente. Però io questo lo do come, siccome comincio ad avere una certa età, insomma non sono più dentro i 20, sono ancora nei 30, ma per poco, allora ho quella spinta, veramente anche però un pochino mi viene da essere mammina dei giovanissimi, non sono mamma ma lo sono del mio pubblico, e li inviterei a delle scelte magari sane a volte, poi ognuno fa la sua vita, può dissipare il figlio al prodigo, insomma anche la Bibbia è piena di metafore e di storie in cui si parla di peccatori e vengono perdonati per quello, no? Quindi anzi, adesso dico una cosa che per qualcuno suona strano, ma Cristo era vicino alle prostitute, quindi voglio dire di che stiamo parlando, no? Quindi questo è chiaro. Io parlavo del valore dell'arte, che non può essere consumo, ecco, non può essere trattata come se fosse un barattolo di pomodori. Basta. Come progetti, allora è stata un'estate molto ricca, dai musei alle piazze, agli spettacoli teatrali, questo nuovo spettacolo 900, Revival Uber Pop, dove ripropongo insieme a dei miei brani, dei brani famosissimi del secolo precedente, riarrangiati in un modo particolare. Arriverà un nuovo spettacolo a novembre su Pasolini, non voglio dire anche legato a cosa, ma sto lavorando a questo spettacolo e stavolta sarò anche regista non solo di me stessa, ma anche di un attore, Jacopo Rampini, che poi è il figlio di Federico Rampini, con cui ho fatto già tantissimi spettacoli. Debutteremo a novembre al Laboratorio San Filippo Neri, siete invitati, sia tu che Asia, un po' più lontana, però se potrà venire mi farà piacere. Allora è previsto già il 20 la mia presenza a Marradi per ritirare il premio di No Campana. A fine agosto sarò con Federico Rampini a Sesto Fiorentino a Modena per Morire te cinesi, il nostro spettacolo. Sarò in Piemonte al Festival PEN Parole Musica, intervistata da Enrico De Regibus, noto giornalista musicale, anche biografo di De Gregori, cui racconterò l'album Canzoni da Museo, ma anche un po' Lucio. Sarò al MEI di Faenza con il mio omaggio a Lucio Dalla insieme ad Ernesto Assanti. Insomma, aspettatevi concerti miei, spettacoli miei, spettacoli con altri, e soprattutto, siccome diventa veramente lungo dirlo, seguitemi su Facebook, Instagram, perché lì vi aggiorno con le date. Quindi c'è del teatro, ci sono dei concerti, c'è anche tra parentesi un film, vediamo, puntini puntini, perché anche il grande schermo è bello da vivere, soprattutto prima, come esperienza che consiglio a tutti, perché il cinema, lo dico sempre, l'arte di tutti, dalla comparsa all'attore protagonista, è qualcosa che tutti possono provare a fare. Poi chiaramente c'è ruolo e ruolo, ma è un'esperienza che consiglio, perché lì si vede la grande macchina dell'essere umano, no? Anche la cooperazione di ogni ruolo con... E quindi io vi ringrazio intanto per... Prima di salutarci, ti va di cantarci un pezzetto di qualche canzone, di Canzoni da Museo? Accenniamo proprio perché sei tu che me lo chiedi. Allora partiamo dal primo brano, Fossi stato allevato dalle scimmie, il testo è di Giovanni Gaste, la musica è di Roberta Giallo, inizia così. E infatti io vi pongo la domanda, come saremmo diventati se fossimo stati allevati dalle scimmie, no? Poi tanti, da Kubrick a tanti, si sono interrogati, no, sull'uomo e la scimmia, quindi è divertente questo accostamento. Comunque, fossi stato allevato dalle scimmie, non avrei condiviso questa vita con le ferite del cuore. E poi potrei andare avanti, però posso fare degli accenni, no? Una di Giovanni, una di Davide, è questo andare che non è andare, è questo andare che non è andare, un po' come la vita, no? Così appunto raggiungiamo il prossimo obiettivo. Ho riempito la piazza, voglio riempire il teatro, voglio riempire il palazzetto, voglio riempire, però è questo andare che non è andare, è il ritornare che non è ritornare. È il grande ritmo, respiro del vasto mare, sotto la luce immobile di luna. E questa di Davide,
E poi concludiamo con un pezzettino di Roversi. Sì, di Roversi, potrei... Il canto della lavatrice, tra l'altro videoclip che vi consiglio di guardare, girato al Museo Mambo di Bologna, così come anche Fossi stato allevato alle scimmie, videoclip girato al Museo della Musica di Bologna, proprio per mettere insieme, come dicevi, il concetto musica, poesia, luoghi d'arte, no? Rifacciamoci gli occhi, le orecchie. E allora Roversi, quindi... È il suono della morte e della vita, l'universo dei sogni, la prateria infinita, dove tutto ha inizio e poi finisce, la lunga giornata della lavatrice. La lavatrice canta, canta e non ha mai paura, dietro a quel vetro duro, perché ogni giorno comincia un'avventura. È la danza della vita, lei non scappa via, è sempre piena di forze ed allegria, è la ruota del mondo che torna a girare. Potremmo continuare. Noi siamo delle lavatrici, noi siamo un po' delle lavatrici, io penso, io l'ho intesa così. Sicuramente Roversi parlava proprio dell'elettrodomestico, sai, lui parlava di motori, di... però secondo me la lavatrice è colei che lava, e chi fa poesia, chi fa arte, chi organizza mostre belle, chi mette in relazioni belle personalità, lava in qualche modo il mondo, lo ripulisce un po'. Quindi io mi sento anche un po' una lavatrice, un po' anche Asia, anche tu sei un po' una lavatrice. Sì, quei panni me la cavo male, quei panni me la cavo male, a volte li tingo anche, non sai quante maglie ho seccato a chi viveva con me, che da bianche le ho fatte diventare rosa, però è arte anche quella, brava, tante maglie, dei maglioni che sono diventati per dei bambini, io c'ho un bellissimo maglione e questo lo devo regalare a una bambina di 5 anni, se è ritirato, ho sbagliato candeggio e vabbè, pazienza. Vabbè, siamo bella come finale, esatto. Va bene, io direi che possiamo concludere. E grazie a Roberta Giallo, grazie a Lamberto Fabbri. Ma grazie a te, Asia. Grazie a seguire il cenacolo degli arti. No, grazie a voi, è sempre veramente bello parlare. È stata una bella cosa, un bel incontro, bellissima. Molto, lo possiamo dire, molto atteso, ma non capitava mai un giorno. Che c'eravamo tutti e tre, cioè è stata una roba e non, sì, è che, sì. E non è che facevo la diva, proprio che non c'ero, cioè non capitava un giorno, però ad agosto ce l'abbiamo fatta. Esatto. Sì, la regista Asia ci ha saputo far incontrare. Sì. Grazie, allora, grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Un bacio. Grazie Asia, grazie Lamberto, grazie, e complimenti grazie. A voi per il cenacolo, ma tanto ci grazie. Vedremo presto. Certo, grazie sì. Roberta, grazie. Buona serata. Ciao a tutti, ciao. Ciao.